Ciao a tutti, io sono Francesco Taron e questa è la mia video recensione per il concorso We Share Books della Biblioteca Civica di Desio. In questa video recensione vorrei parlare del libro Cosa c'è dietro le stelle. Questo libro è stato scritto da Jostein Gaarder e pubblicato da Salani Editore nell'aprile del 1999. Il libro è di genere narrativo e mi ha colpito per due motivi principali. Il primo è che l'autore affronta tematiche complesse e delicate come il senso della vita. La seconda è la teoria dell'autore di racchiudere il nostro universo in una favola. La storia racconta di due bambini, Lick e Luck, che abitano nel paese di Sukavati. Questo paese di Sukavati è all'esterno del nostro universo e questi due bambini hanno come amici Oliver e Olivia, due abitanti del paese. Questi signori sognano e raccontano favole a Lick e Luck. Un giorno Lick e Luck chiedono a Oliver e Olivia di sognare una favola da vivere in prima persona. Allora, dopo lunghi secoli passati nel paese di Sukavati, i due riescono a creare questa favola. La favola è il nostro pianeta, il nostro universo, ed è racchiuso in una sfera di cristallo. Il libro mi è piaciuto molto, è molto affascinante, però ho trovato un po' noiose alcune spiegazioni e alcune descrizioni. Spero che dalla video recensione vi possa interessare e spero che lo leggiate. A presto.